Benvenuti al Launch Webinar versione 14 R1. Mi chiamo Klaus e ho il piacere di presentarvi oggi alcune delle novità di questa fantastica nuova versione, ma non sono solo. Ovviamente, da come avrete già capito dai miei primi messaggi di check audio, oggi il webinar sarà co-presentato e siamo molto contenti di vedere l'attiva partecipazione a questo webinar di lancio che è importantissimo ed è pieno di novità, vero Klaus? Sì, anzi, è pienissimo e guarda, faccio vedere, fermo questa presentazione, ti faccio vedere un attimino nel nostro wiki qua tutte queste cose noi oggi dobbiamo presentare punto per punto per punto. Questa è la release note e sono circa, mi sembra, una 120-130 modifiche. Secondo te ce la facciamo? Ma secondo me si scollegano prima, non ci ascoltano più. Quindi, secondo me, oggi raccontiamo le novità delle novità, i punti salienti. Quindi facciamo, diciamo, un concentrato di tutto quello che c'è, lasciando perdere tanto e cercando di concentrarsi sui punti, chiamiamoli principali, giusto? Assolutamente, ma i nostri collaboratori sono comunque sempre sul pezzo, quindi sono sicura che le 120 novità che non presenteremo oggi sicuramente avranno modo di andarsele a spulciare nel nostro wiki. Beh, poi è così, no? Che queste cose più che presentarle o più leggerle, bisogna provarle, no? Infatti, io invito sempre calorosamente i nostri collaboratori che hanno un PBX Innovafo in-house a testare già la nostra 14 R1. Esatto, anche perché come sempre, soprattutto diciamo nella comunicazione, ci sono tanti servizi che interessano un cliente, ma un altro non sa neanche di cosa stiamo parlando e quindi si cerca un attimino di trovare, anche se mi sembra che questa volta il primo servizio è spaziale, nel senso interessa a tutti, giusto? Sì, è una cosa che sicuramente tutti possono presentare, ma soprattutto tutti possono trovare il loro mercato. E invito, prima di cominciare a parlare di questi servizi, che ulteriori webinar di approfondimento sono stati programmati nel mese di febbraio-marzo. Ci sono già gli appuntamenti sul nostro portale, intendo il www.innovo.com. Condivideremo successivamente il link che potete poi anche direttamente andarvi a iscrivere. Ci sono programmati tre mini webinar di una durata massima di 20 minuti, mezz'ora se ci sono delle domande, sono dedicati a specifici argomenti che vi presenteremo oggi. E sono soprattutto dei live demo, mentre oggi, dovuto alla mole di presentazione, riusciamo a fare solo una presentazione. Ma se ci sono domande, oggi come facciamo con tutte queste persone? Allora, come quando gestiamo i nostri webinar commerciali, io invito tutti di scriverci nella chat le eventuali domande e a fine della nostra presentazione, che durerà circa un'oretta, ma anche meno, che così riusciamo anche a gestire eventuali domande o curiosità, andremo sulla chat, leggeremo le vostre domande e vi daremo una risposta in diretta. Quindi vi chiedo la cortesia di scrivere nella chat e poi io e Klaus a fine della presentazione vi risponderemo. Eccoci, Quindi su il sipario, eccoci qua. come vi abbiamo detto, non volevamo spaventarvi, ma oggi ci focalizzeremo su degli argomenti sicuramente di vostro interesse. È sicuramente da diverso tempo che vi introduciamo l'ecosistema MyApps come piattaforma di lavoro completa e per continuare a promuovere la nostra filosofia non potevamo non lanciare la nuova app chiamata Connect, ossia una piattaforma interattiva con funzionalità di microblogging. Ne parleremo tra poco in dettaglio. Con la V14 R1 abbiamo lanciato anche i widgets, che sono ovviamente delle cose che avevamo già introdotto in passato, ma le abbiamo sviluppate ulteriormente e il cliente finale sul suo sito web può vedere un biglietto da visita con informazioni di contatto e presenza, oppure a seconda delle sue preferenze, una barra interattiva. Parleremo oggi anche di nuove app come Notes, Search, Tech Assist,
L'ultima app sicuramente sarà molto molto apprezzata dalla forza tecnica. Abbiamo migliorato la user experience del softphone, rivisto la voicemail, la recording e reporting app e abbiamo implementato ulteriormente la working app, ossia l'app di timbrature che abbiamo già lanciato l'anno scorso, nel 2023, durante i nostri eventi, però l'abbiamo così ripresa e abbiamo lanciato anche nuovi servizi. Sono state lanciate ulteriori migliorie sulle notifiche app e web push. E ultimo, ma sicuramente di forte interesse, è il punto sugli ambienti virtuali e l'app lanciata connessa alla sicurezza dei certificati. Gli ultimi due punti della nostra agenda parleranno anche dei prodotti software end of life, che sicuramente non saranno notizie nuovissime, però è importante ricordarvelo, e faremo anche un check degli appuntamenti a cui vi invitiamo calorosamente a partecipare. Quindi tanti argomenti diversi tra di loro e vorrei solo aggiungere che tantissime ampiamente migliorie sono frutto dei vostri commenti, delle vostre richieste, sono state fatte perché voi li avete chiesti. Però prima di parlare, diciamo, di questa parte, iniziamo con, diciamo, poi il pezzo forte? Sì, cominciamo assolutamente, ecco, con la Connect App, il nuovo modo di comunicare. Una grossa semplificazione per tutte quelle aziende formate da diversi dipartimenti che hanno bisogno di implementare uno strumento interno e sicuro, ricordiamoci questa parola chiave, sicurezza, per lo scambio di informazioni, al di fuori delle classiche email ovviamente, che molto spesso non vengono lette o non si riesce a stare al passo. Sicuramente non è un argomento nuovo il fatto di non riuscire mai a leggere la portata incredibile di email che riceviamo ogni giorno. E infatti ci sono sempre delle criticità quando si parla di email. Quali informazioni ricevute sono importanti e prioritarie? In quale email mi hanno incluso per conoscenza ma non ho un ruolo attivo? Per risolvere questi dilemmi che la maggior parte delle aziende affronta quotidianamente, abbiamo sviluppato l'applicazione Connect, che funge come piattaforma interattiva aziendale ed è un vero e proprio strumento di lavoro all'interno sempre di MyApps. Con la Connect App gli utenti possono accedere a tutte le informazioni di cui hanno bisogno e fare arrivare le proprie comunicazioni alle persone interessate. In che modo? Si possono creare gruppi di dipartimento dove far transitare informazioni quotidiane accessibili anche ad altri dipartimenti. Si pensi magari a delle notizie condivise dall'ufficio acquisti che possono interessare la logistica piuttosto che l'ufficio commerciale. Si possono condividere protocolli, punti agenda dei meeting interni visibili alle persone, coinvolgendole, taggandole direttamente, quindi pubblicamente o anche privatamente se il protocollo vuole rimanere così più nascosto. Si possono far transitare informazioni sui progetti che coinvolgono diverse aree, creando così una chiara comunicazione trasparente sulle funzioni e anche incarichi assegnati. Chi si occupa di cosa? Il marketing si occuperà di una determinata mansione, mentre magari i colleghi commerciali si occuperanno, non so, ad esempio dell'invito dei clienti piuttosto che altre azioni. Si possono seguire le persone anche inserendole tra i preferiti e visualizzare tutti i loro post interni, per non mancare comunicazioni importanti, magari su quelle persone che io so che devo in qualche modo seguire e in qualche modo coordinarmi. Con Etap è possibile consultarlo da ogni device, questo perché fa parte della suite di applicazioni all'interno del MyApps e uno strumento consultabile ovunque senza restrizioni o blocchi eventualmente causati da un VPN. Ecco, queste sono alcune delle funzioni legate a produttività e trasparenza che vi invito a considerare. Come si presenta l'interfaccia? Come avevamo detto, in questo momento non faremo delle live demo, però vi invitiamo a seguire i mini webinar che abbiamo lanciato a febbraio
Uno di questi mini webinar della durata di 20 minuti, massimo mezz'ora, sarà proprio focalizzato sulla Connect App. In chat condividiamo subito il link dove potete iscrivervi a questi webinar e lì ci sarà proprio una presentazione in live della Connect. Come potete vedere da questa slide, l'interfaccia si presenta estremamente intuitiva. E richiami social che la maggior parte di voi è già abituata ad utilizzare. A destra troviamo una bacheca dedicata a tutti i tag ricevuti per focalizzarsi su ciò che è prioritario leggere, mentre a sinistra troviamo la home con tutti i post pubblicati. La barra in alto vi permette di entrare nei vari canali creati dall'azienda e selezionati da voi, ovviamente, dove in base al dipartimento o area si svolgono le diverse discussioni. Esempio, ci saranno i canali del dipartimento logistica, vi dicevo commerciale, ufficio acquisti, marketing, chi più ne ha più ne metta. Ecco, questa è una generalizzazione di come può essere utilizzata l'app. Ovvio che ogni azienda ha delle necessità diverse e sarete voi a captare queste esigenze. Gli hashtag permettono agli utenti di seguire una parola chiave per aprire tutti i tab di discussione all'interno della piattaforma. Ad esempio, se io creo un hashtag fiera, si apriranno tutti i post che riportano questo hashtag in tutta la piattaforma. Ecco, approfondimenti ci saranno il 15 di febbraio e una cosa molto utile. Dove posso trovare le informazioni tecniche su come installare e configurare l'app Connect? Trovate tutto sulla piattaforma Wiki Innovafon, che vi consiglio di dare un'occhiata, e per coloro che utilizzano il nostro PBX in-house, consiglio vivamente di scaricarsi questa app e cominciarla a capire, cominciare un po' a smanettarci. Perché è un'app estremamente intuitiva, però richiede comunque un po' di pratica nel sapere, insomma, così dove trovare cosa e creare vari così, set di discussioni. Il supporto interno per la parte tecnica è dato solo per le installazioni nella versione 14R1, comunque l'applicazione è possibile scaricarla già con la versione 13. Tema licenze. Come si calcolano le licenze se io voglio vendere a un cliente finale Connect? Innanzitutto ci vuole una licenza per utilizzatore. Si possono utilizzare tutte le modalità conosciute, quindi acquisto, noleggio o utilizzo in cloud. E per spingere questa nuova applicazione abbiamo introdotto 200 discussioni gratuite su ogni installazione. Quindi discussioni ne faccio ogni tanto. Cosa vuol dire discussione? Bravissimo, questa è un'ottima domanda. Le discussioni sono considerate i post, quindi non significa discussioni come 200 risposte da parte degli utilizzatori, ma 200 post creati su un argomento e le risposte degli utenti che utilizzano Connect e che commentano un post non sono calcolate. Quindi non servono inoltre, licenze nel caso gli utilizzatori dell'app sono in modalità passiva, ossia da lettori. Quindi se sono dei lettori, loro non hanno bisogno di una licenza. Quindi non devo avere nessuna licenza nel PBX stesso, giusto? Corretto, esatto. Bello. E quindi potrei fare tipo una bacheca che tutti possono leggere e solo qualcuno può scrivere. Esatto, Esatto. corretto. E tu hai 200 post gratuiti che puoi ovviamente pubblicare e tutti possono leggere e non è richiesta una licenza. Fantastico. Direi che è una bella app, sicuramente ottima. Passiamo all'argomento successivo che è la Contact Widget App. In realtà noi questi widget li facciamo già da tempo, nel senso già da diverse versioni sono possibili fare i widget, però adesso c'è un po' la marcia in più. Per quelli che non sanno esattamente di cosa si tratta, sono quei biglietti di visita che sono sul sito di un cliente e attraverso questo biglietto di visita io posso o chiamare, o fare una videochiamata, o mandare una mail, o nuovo, anche avviare una chat con chi? Con quelli che sono all'interno del centralino.
phone, IP phone, ma anche soft phone piuttosto che client mobile, ma posso chiamare anche gruppi o quant'altro. Sicuramente avrete già visto sul nostro sito, ci sono due varianti, una è proprio diciamo il biglietto da visita o i biglietti di visita, e l'altro invece è questo slider bar che automaticamente entra dalla destra e fa vedere appunto il contatto. Il slider bar, in realtà ci sono diversi agenti, diciamo interni, che vengono messi in fila e il sistema, uno dopo l'altro, se è libero ovviamente, lo presenta a chi visita il sito. Tutto questo era quasi così possibile fino adesso, nuovo è la chat, ma c'è molto di più. E la cosa in più, la cosa bella è che adesso il cliente stesso, ovviamente anche voi, ma il cliente finale stesso, può gestirsi questi, chiamoli questi biglietti da visita piuttosto che anche la sidebar. Con questa app, a destra vedete questo screenshot come esempio, quindi io vado sopra, definisco quali sono gli agenti, che numero voglio che vengano pubblicati, cosa voglio che succeda quando preme sopra, eccetera, eccetera. Tutto su una superficie, diciamo, che semplice, ovviamente prendo la foto, la trascino sopra e quindi ho la foto e quant'altro. Quando ho composto il mio biglietto da visita o i miei biglietti di visita, fatto questo, clicco su code, quel testino in mezzo, e viene fuori, qua sotto vedete un esempio, tre o quattro righe di codice. Questo codice viene semplicemente copiato all'interno del web server, non devo fare altro, sulla pagina dove voglio che appaiano questi biglietti da visita barra che entri in sidebar, e il gioco è fatto. In realtà posso farlo su diverse pagine, ovviamente del mio sito, con sempre lo stesso codice, se voglio sempre gli stessi biglietti, o crearne diverse. Il tutto è gratuito. È gratuito, richiede solo una licenza POT e una licenza UC, ma per l'intero sistema, indipendentemente quanti cartine faccio e anche indipendentemente quanti contemporaneamente chiamano attraverso questo canale. L'unico limite è, qua lo vedete evidenziato in grande, ovviamente c'è scritto Powered by Innovafone, quindi c'è, chiamiamolo, una pubblicità, ma comunque gratuito. Per chi invece non vuole vedere questo, allora c'è la versione a pagamento e lì il campo è vuoto e qua vedete elencato i costi. I costi, come vedete, sono sempre riferiti a widget. Anche in questo caso, ricordo, serve la licenza POT, la licenza UC, comunque a widget. E la domanda è: cos'è un widget? Eccolo qua la spiegazione. Un widget è, diciamo, un set di, può essere un biglietto da visita o tanti biglietti di visita che faccio vedere su una determinata pagina. Come ho detto prima, se questo set lo faccio vedere in tante pagine, è sempre solo un widget. Il sidebar è un altro widget e anche di sidebar ne posso farne tante. Quindi se io voglio un sidebar, per esempio, in diverse lingue, oppure ho diverse pagine dove voglio fare diversi biglietti da visita, ognuno di questa di questa composizione di biglietti è un widget. È da considerare in questo modo. Quindi non era mai così semplice a fare questo ed è fantastico perché queste quattro righe che vi ho fatto vedere prima, effettivamente qualsiasi operatore che fornisce le pagine web, anche se è di terze parti, riesce semplicemente a incollare in modo molto semplice sulla pagina del web server. Fantastico, direi che è un ottimo strumento per essere sempre reperibili e contattabili. Esatto. E rimanendo sul discorso gratis o quasi, andiamo avanti con. Beh, abbiamo lanciato oltre ad applicazioni attivabili con licenze delle app gratuite che potete sfruttare per migliorare la vostra operatività.
operabilità e anche snellire ovviamente i processi di lavoro. La prima app di cui vi parlo è la Notes App, che è un'app che vi permette di tenere i vostri appunti reperibili in modo digitale. L'app vi permette di creare diversi tab a seconda degli argomenti e modificarli o cancellarli a seconda delle necessità. E questa è la prima app gratuita. La seconda app gratuita di cui vi parlo è la Search App, che effettua la ricerca full text all'interno di My Apps e visualizza in modo chiaro tutti i risultati disponibili. Raggruppa inoltre tutte le app e eventuali nomi trovati a seconda del gruppo di appartenenza. Anche questa è una funzione gratuita che vi consiglio di scaricarvi e iniziare a utilizzare. Ma la vera regina delle app gratuite che abbiamo lanciato con questa versione è sicuramente la Tech Assist. La Tech Assist sicuramente sarà nelle classifiche la prima più scaricata, soprattutto dalla forza tecnica, perché supporta i tecnici nella ricerca e risoluzione di problemi durante la configurazione. Per chi deve configurare il PBX, è un'app estremamente utile perché si possono riconoscere immediatamente eventuali errori. Si possono inoltre eseguire dei test che possono essere scaricati e inviati direttamente al supporto in Novaphone nel caso non si riesca a risolvere autonomamente. È un grande vantaggio perché si permette ai tecnici di essere autonomi nell'individuare eventuali errori di configurazione, ma permette anche al supporto in Novaphone di individuare più rapidamente il problema che presentate. In questa slide vedete l'interfaccia dell'app lanciata. Porto la vostra attenzione su una cosa molto molto utile dal punto di vista operativo per i tecnici. Alla voce License Overview è possibile avere una mappatura completa di tutte le licenze caricate agli utenti e questo vi permette di avere una panoramica completa di chi sta utilizzando e che cosa sta utilizzando. E permette, dal punto di vista anche commerciale, di attuare effettivazione di upselling nel caso in cui un impianto non sia stato portato alla sua massima espansione. Quindi questo vi permette non solo di semplificare la vostra vita lavorativa e individuare eventuali errori o problematiche di configurazione, ma anche fare un eventuale check con il vostro commerciale di riferimento per poter capire quali azioni intraprendere con quale tipo di cliente. Quindi sfruttatela, scaricatela, è gratuita e a vostro utilizzo. Bene, passiamo adesso agli ampliamenti e migliorie. 120 erano più o meno, quindi la faccio breve. È stato messo mano al soft phone con tanti piccoli accorgimenti. Quello forse più importante o che a me mi piace di più è la nuova interfaccia per i device mobili con tastini per la selezione molto più grandi e la barra delle applicazioni, quindi favoriti e quant'altro, invece di essere in alto è in basso, solo sulla versione mobile ovviamente, in maniera che con una sola mano si riesce a gestire il tutto. Forse qualcuno di voi ha già sentito che Apple ha cambiato e sta cambiando la policy, presumo che Chrome seguirà a breve. Morale, non si riesce più a scaricare direttamente dal loro store l'app, o me l'ha detto, si riesce ma non si riesce a cercare, niente problema, dentro nel wiki ci sono tutti i link e all'interno della pagina del My Apps trovate anche sotto questo bottone Get the App e alla fine vi fa vedere di nuovo sia il QR code che anche i link per scaricare il tutto. Il prossimo argomento è un argomento particolare, Martina? Sì, sì, però anche di forte interesse per i nostri partner, direi. Sì, dipende appunto. In realtà è stato la 14.02 permette di permette di avere un plugin e questo plugin funziona benissimo negli ambienti con terminal server come Citrix
per il PC Windows o Mac, Linux è in preparazione. Come sapete, in un ambiente Citrix, in realtà il tutto viene avviato sempre sul Citrix server. E questo funziona da sempre benissimo. Il problema è l'audio. L'audio deve essere trasmesso da questo Citrix server verso l'endpoint, cioè verso il PC che avete davanti a voi. E questo adesso avviene tramite questo plugin. Si può fare anche con l'RCC, come l'abbiamo fatto fino adesso, ma è molto più semplice farlo in questo modo, è anche più semplice da installare, perché può essere fatto tutto centralmente. E inoltre il risultato è che funzionalità tipo conferenza a tre, registrazione voce, il chat all'interno della chiamata e quant'altro è identico a un softphone installato localmente. Recording! Eh sì, recording sono state fatte sostanzialmente dei piccoli ritocchi, ma forse importanti. Uno è: posso evitare che un utente cancelli le registrazioni? E la seconda parte è un po' più tecnica: posso evitare che su un softphone venga visualizzato il link verso il quale vengono inviati le registrazioni? Quindi strassicura, Klaus. Assolutamente un altro passo nella direzione corretta. E non dimentichiamoci del reporting. Il reporting è stato rivisto fortemente ed è stato portato a livello della reportistica sulla vecchia Linux Application Platform, per chi si ricorda. Ci sono su tutti i servizi di allora e c'è anche qualcuno in più. Quello che a me mi piace molto è che posso da un software esterno lanciare un comando, cioè una query, dicendo vorrei sapere i dati da chi, e ricevo indietro la risposta. Quindi anche se ho un applicativo esterno posso comodamente interfacciarlo. Come vedete è molto completo adesso, cioè veramente possibile fare di tutto di più, e anche là mi piace veramente tanto. E vedete in basso a sinistra ho un piccolo riepilogo che è una specie di statistica sul reporting, sull'esito della reportistica che attualmente sto facendo. Beh, sicuramente è un bel passo avanti, anche perché i nostri clienti, insomma, il reporting lo chiedono dal punto di vista così commerciale. Lo chiedono, e adesso è possibile inviarli via mail, esportarli in tutti i formati e fare filtri su filtri e alla fine estrapolare in maniera veloce tutto quello che serve. Nella Working App, Martina aveva già accennato, già disponibile nella versione 13, sono state fatte anche lì delle migliorie. L'orario di lavoro adesso si può impostare con la precisione del minuto, e un servizio che a me piace tantissimo è: posso impostare che la Working App parte in automatico appena avvio My Apps, quindi mi fa la stampa automatica di inizio lavoro, e se termino My Apps / vado a spegnere il PC, automaticamente mi fa di nuovo la stampa che ho terminato di lavorare. Sapete bene che comunque posso sempre modificare tutti questi parametri finché non li ho mandati alle risorse umane. Faremo anche qui un webinar dedicato a febbraio, esatto. Un mini webinar, e quindi vi invito a partecipare se siete interessati sul discorso delle timbrature della Working App. E qua vedete su questo schermo già che ci sono possibili delle notification, e sulle notification c'è stato fatto anche una novità. Io posso, per ogni singolo device dove io faccio girare My Apps, impostare se voglio o non voglio delle notification. E poi, come avete appena visto, all'interno dell'app a sua volta posso impostarmi delle notifiche. Ma il tutto non finisce qui, perché le notifiche adesso arrivano tramite il web push anche nella variante browser. Ovviamente devo averlo aperto il browser, ma se il browser ce l'ho, anche se è rimpicciolito ma è avviato, arrivano queste notifiche. E dietro la notifica posso anche nascondere
un'azione, quindi se io poi clicco sulla notifica, si apre per esempio l'applicativo o viene chiamato qualcuno o cose di questo tipo. Sono state apportate migliorie anche sulla voicemail. Adesso è possibile visualizzare e chiamare il proprio numero di voicemail assegnato, assegnare un PIN e modificarlo autonomamente. Sono stati inseriti dei bottoni per attivare e disattivare l'inoltro di chiamata e i messaggi vocali possono essere automaticamente eliminati dopo un periodo di tempo predefinito. La voicemail, vi ricordo, è sempre una visual voicemail che si presenta un po' come i messaggi audio di WhatsApp che ricevete, quindi potete così ascoltarli. In questo caso si possono cancellare, scaricare, si può eventualmente richiamare il numero che ci ha richiamato. Ecco, e l'abbiamo semplificata e anche implementata ulteriormente. Per le aziende rimaste, diciamo così, sentimentali al fax, che a mio malgrado devo dire che c'è ancora qualcuno che utilizza il fax, ma anche ovviamente per esigenze lavorative imprescindibili, abbiamo, così dire, sono state apportate delle piccole migliorie, tra cui la copertina modificabile, la possibilità di visualizzare il nome del mittente e una risoluzione più elevata. L'interfaccia dell'App Platform Manager è stata migliorata. La semplificazione è notevole rispetto a quella che state attualmente utilizzando. Infatti potete vedere tutte le app installate e avere una panoramica molto molto intuitiva. Grazie al plugin introdotto con questa versione chiamato App Installer, adesso è possibile individuare nel PBX Manager tutte le app scaricabili dal nostro App Store e scaricarle direttamente, che salva moltissimo tempo ed è stata veramente una miglioria molto utile. Molto testo, ma capisco poco. Beh, sicuramente sarebbe molto carino mostrare come abbiamo così migliorato l'installer app. Ecco, questa è una slide, ma questa è in live, che è una cosa che secondo me è molto più facile da spiegare, cioè anzi molto più facile da provare che da spiegare. È stato implementato anche qui un motore di ricerca per facilitarvi e una spunta verde vicino al nome che funge da marcatore. Ecco qui, come vedete, tutte le app installate hanno questa spunta verde, questo riquadretto verde che vi indica che l'app è già stata installata. E per installarla cosa devo fare? Altrimenti basta andare alla voce app installate per controllare innanzitutto la panoramica di quello che è stato fatto. Ma nel caso vogliate installare delle nuove app che non sono ancora così all'interno del vostro ambiente, alla voce categorie potete trovare le app raggruppate per funzionalità. Ecco, adesso Klaus vi sta indicando la macro area categorie e qui c'è una serie di così raggruppamenti che cliccando al loro interno potete vedere tutte le app che fanno parte di questa macro categoria. Qui potete vedere ad esempio la Contact Widgets che vi abbiamo presentato oggi, però potete vedere anche app di partner tecnologici, così terze parti. E sicuramente ci sarà anche un po' di novità con l'entrata nell'entrata e listino di marzo. Ecco, procedendo. Quindi se clicco installo, giusto? Sì, è tutto Perfetto. estremamente semplificato e questo è stato fatto proprio per anche darvi delle panoramiche, permettere di lavorare con tutte le app che abbiamo lanciato, che sono tantissime. Abbiamo lanciato più ormai di 50 app, quindi come tenere traccia di tutto questo? Già, eh già. Un'altra app sicuramente è di grande interesse per i nostri collaboratori. Ma questo più che altro è una cosa che interessa, diciamo, gli operativi, perché come sapete i certificati hanno una durata e poi scadono. Appena un certificato di cifratura è scaduto, bisogna rinnovarlo e questo può creare un po' di lavoro, mentre adesso col nuovo connettore, che è un servizio, quindi è un connettore di servizio avviato, automaticamente vengono aggiornati tutti i certificati di tutti i device connessi alla piattaforma in maniera gratuita e sicura.
Un'altra cosa gratuita e sicura è la nostra piattaforma di virtualizzazione, la IPVA. Come sapete, noi da sempre gestiamo VMware e poi abbiamo introdotto Hyper-V e adesso sono state introdotte anche queste tre piattaforme free su Linux, cioè Linux based, la KVM, molto nota e diffusa, il suo fratello Kemu e il Proxmox. Proxmox esiste in tante varianti, ma esiste anche la variante proprio di virtualizzazione e quindi oggi abbiamo adesso ben 5 piattaforme sulle quali posso installare una IPVA, una versione virtuale. Sempre su VMware invece è stato migliorato la performance della interfaccia virtuale. Come sapete, le macchine virtuali dispongono di interfacce Ethernet virtuali. E queste possono, se l'installazione è grande e tipicamente gli IPVA vengono impiegati in installazioni molto grandi, può essere un po' un collo di bottiglia. Con la versione 14 siamo riusciti a migliorare proprio drasticamente la performance. Ed ecco qua che arriviamo al punto end of life. Esatto, che riguarda in particolar modo la parte software. Ovviamente non sono delle grosse novità, perché abbiamo comunicato pesantemente anche l'anno scorso la dismissione del MyPBX ufficiale con l'entrata della versione 14R1. Quindi non è dato nessun tipo di supporto e tutto è stato portato verso MyApps. Quindi MyPBX, diciamo così, per noi non esiste più perché si è dato un grande slancio e una grande importanza alla piattaforma MyApps che contiene tutti i servizi e le funzionalità che vediamo così spiegato oggi con la versione 14, ma che conoscete già anche per altre app, diciamo così. E Widgets è stato sostituito dalla Contact Widgets App. E la service call list è stata migrata alla reportistica, la Reports App, che come avete visto, come vi ha spiegato Klaus, è stata implementata ulteriormente e quindi adesso è più che completa. E ovviamente anche il discorso del Windows Software Phone è stato migrato al Sofphone App. Tutto quello, insomma, che vedete sulla mia sinistra è andato completamente in end of life con la versione 14. Anche i prodotti che finora erano sulla application platform vengono ormai sostituiti e questo qua colgo l'occasione per, come sapete, InnovaFont dà supporto sempre alla versione attuale e due versioni indietro, quindi per la versione 11 è finito ufficialmente il supporto. Sapete anche che InnovaFone gestisce sempre i bug nella versione attuale e nella versione precedente, quindi nella 14 e nella 13. Nella 12 c'è un po' un parentesi, forse sì, forse no. Certo viene ancora dato supporto, però non è detto che eventuali problemi vengano risolti. Quindi sarebbe questo proprio il momento per cambiare per tutti quelli che non hanno cambiato, se ritengono che questo sia un problema. Esatto. Prossimi appuntamenti, i prossimi appuntamenti che vi abbiamo anche ricordato, insomma, durante questo webinar sono i mini webinar che riguardano la Contact Widgets App, la Connect App e la Working App. L'8, il 15 e il 22 febbraio inizieranno alle 9:30. Vi ho detto che saranno molto brevi, quindi iscrivetevi. Capite meglio anche in live come funzionano queste app e ovviamente rinnovo sempre caldamente anche l'invito che vi ha fatto Klaus all'inizio di installare la versione 14, di provarla e cominciare così anche a proporla ai vostri clienti finali che sicuramente ne potranno beneficiare perché, come avete potuto vedere, non si parla solo di telefonia, ma la nostra filosofia è andata veramente verso il more.
Un altro appuntamento importante dove vogliamo tutti vedervi, questo sarebbe il nostro Sogno e sogno, cassetto. il cassetto, ed è la nostra fiera che parte il 13 giugno, che è un giovedì. Bisogna senz'altro prenotare perché c'è anche una parte serale. Per chi arriva già il giorno prima, quindi il mercoledì, la sera abbiamo comunque anche organizzato un Sì, un piccolo evento ludico evento. per i nostri, diciamo così, collaboratori virtuosi, i nostri partner virtuosi, che avranno modo anche di interagire all'interno dell'azienda con colleghi internazionali, perché la nostra fiera è internazionale, vero Esatto, e Klaus? là trovate non solo tutte le nostre, i nostri prodotti, ma ovviamente anche tutti gli app dei partner. Vi ricordo che attualmente sono ancora disponibili alberghi, camere che si possono anche disdire gratuitamente, ma più andiamo avanti col tempo e meno c'è questa opzione, quindi invito di organizzarvi immediatamente Sì. per andare incontro a. Sì, vale anche moltissimo la pena partecipare a questo tipo di fiere che ormai sono veramente pochissime nel settore, si contano forse sulle dita di una mano e Innovafon sta spingendo moltissimo questa collaborazione internazionale e quindi veramente valutate, venite e noi saremo i vostri, diciamo così, le vostre guide, non solo spirituali, ma anche fisicamente sul territorio per aiutarvi sia a livello di lingua ma anche di così, logistica e presentarvi tutta la squadra internazionale e tutti i partner. Esatto. Bene, veniamo un po' alle vostre domande che sono tantissime e quindi se non rispondiamo a tutti è perché non vogliamo andare troppo avanti. C'è una prima domanda, se sono possibile, per quanto riguarda il Connect, le 200 conversazioni sono disponibili quando? Cosa bisogna fare? Le conversazioni, una volta acquistata l'app, sono disponibili da subito, Ma quindi devo acquistarla o solo installarla? la potete installare e utilizzare le 200 conversazioni gratuite. E poi dopo sarà, insomma, il cliente finale o voi stessi a decidere se continuare a utilizzarla o meno. Io consiglio comunque di provarla. 200 conversazioni, 200 discussioni gratuite non sono poche È vero. e quindi direi di sì. Sì, c'è un'altra domanda, sempre riguardante l'app Connect. Posso collegare l'app Connect con 365? In Sì. Esatto. realtà no, non serve un 365 perché è un'app che viaggia per conto suo, che non ha nessun collegamento con Office 365 perché Nemmeno. è un social per conto suo. Un'altra domanda era se è possibile funzionare in active standby per quanto riguarda il software phone versione 14. Sì, Poi assolutamente direi. abbiamo la domanda che ci viene posta ogni tanto, Gmail e tutto il mondo di Google Workplace. Io ad oggi no, ma Sì, ci sono, diciamo così, degli sviluppi forse per la 14R2, perché se ne sta parlando attualmente. Ovviamente, come potete aver visto, la versione 14R1 ha impiegato moltissime risorse, abbiamo lanciato veramente tantissime migliorie, ma anche a livello di sviluppo nuove applicazioni. Quindi se ne sta parlando, questo sì, quindi probabilmente dalla 14R2 potremo vedere uno sviluppo in questo senso. poi c'è la domanda se il bottone per attivare e disattivare le notifiche nel My Apps gestisce anche le chiamate in entrata. No, No. è solo Sì, la notifica. esatto. Cioè io voglio o non voglio avere che mi si apre un pop-up ogni volta quando ricevo un messaggio, Una oppure chiamata, c'è sì. un avviso che sto lavorando troppo, tempo senza pausa, eccetera, eccetera. Ecco una bella domanda, come avviene l'aggiornamento dalla versione 13 alla versione 14?
E qui ci sono, diciamo così, forse due varianti. Se i vostri clienti finali sono stati messi sotto copertura SSC, quindi questi famosi punti virtuali, voi potete farli passare dalla 13 al 14 totalmente in modo gratuito. Qualora non l'avessero fatto, ci sono due varianti: o calcolare le tempistiche di non copertura, comprese le penalità, o eventualmente valutare un aggiornamento tecnologico se gli impianti sono antecedenti alle versioni 13. Poi c'è la domanda se si può accedere a questo webinar successivamente. Sì, ci vuole un attimo di pazienza, poi verrà proposto sui soliti canali YouTube. Allora, vediamo, stanno entrando diverse domande, quindi ho portato un attimo di pazienza. Allora, c'è la domanda per quanto riguarda l'installazione sul PBX, la versione, ovviamente mi serve una versione, una piattaforma applicativa che ormai nella 13-14 ho, e in questo caso si installa direttamente o sull'hardware, oppure sull'IPVA, oppure potete anche accedere direttamente tramite cloud. Potete anche provare alcune di queste funzionalità già subito sulla nostra community PBX, quindi community.innovofon.com. Vi registrate, siete su assieme con qualche migliaia di altri utenti. È una piattaforma demo dove potete provare qualsiasi cosa. Bene. Direi che siamo arrivati alla fine. Sì, ovviamente tutte le domande che magari stanno entrando o entreranno, noi vi risponderemo anche privatamente, in modo che vediamo una panoramica completa. Se avete voi stessi altre domande, vi invito a scriverci una mail, a chiamarci, insomma, a approfondire eventualmente degli argomenti di vostro interesse. Il webinar cercheremo di metterlo a disposizione per essere riguardato. Vi ricordo una cosa molto importante per tutti coloro che hanno partecipato al webinar: questo webinar conta come aggiornamento commerciale della V13 e la V14. Tutti coloro che non hanno partecipato o erano impossibilitati a partecipare dovranno obbligatoriamente partecipare a un prossimo evento di aggiornamento che forse sarà previsto per marzo. Non siamo ancora sicuri perché gli impegni, come vedete, sono tanti e quello che posso consigliarvi intanto è seguire tutti gli sviluppi di febbraio sulle varie app presentate. Esatto, dove effettivamente invece di parlare solo teoricamente, vi facciamo vedere passo passo gli esempi pratici e soprattutto ci concentriamo su un singolo discorso e quindi vi faremo vedere in una presentazione la Connect e solo la Connect, tralasciando tutto il resto, dedicandolo. E inoltre se avete problemi, dubbi oppure richiesta che passiamo da voi per farvi vedere in modo individuale alcune funzionalità oppure anche da remoto, fatevi vivi, sapete, noi siamo qui per voi e siamo ben lieti a rispondere poi a tutte le vostre domande. Io vi ricordo anche i portali dove trovate tutte le informazioni. Parte tecnica vi ricordo che è Wikinnovafon. Sul Wikinnovafon trovate tutte le informazioni che sono state anche implementate per il discorso della V14 R1 e riviste. Il portale www.innovo.com, che è il portale generale, transitano diverse informazioni di carattere più generico, più commerciale. Possono anche essere scaricate eventuali schede, diciamo così, di materiale E là ci informativo. sono però tantissime informazioni nuove perché hanno lavorato tanto e infatti sul nostro portale trovate sostanzialmente tutto quello che vi abbiamo raccontato. Esatto, potete, vi ricordo, anche testare in demo la conference attraverso My Meetings, che lo potete fare anche online.
Un altro portale che molto spesso viene un po' così confuso a livello informativo, il mai.innovafo, vi ricordo che è un portale dedicato ai partner per andare così a controllare tutti i loro domini, tutte le loro installazioni. Quindi mi raccomando, informazioni tecniche, Wikinnovafon, informazioni generali, il portale Innovafon generico, e il mai.innovafo invece riguarda voi come collaboratori, come partner e tutte le vostre installazioni. E le novità ovviamente vengono sempre anche trasmesse in modo attivo tramite, diciamo, push se vi iscrivete alla nostra newsletter. Esatto, newsletter importantissima perché lì transitano gli inviti anche agli eventi, quindi la newsletter sia per la parte così generale, informativa mensile, ma anche per gli eventi, come ad esempio la Fiera Connect. Chi è stato iscritto alla newsletter avrà ricevuto diversi reminder di questa fiera. Mi raccomando, leggete le email, seguitele perché è da lì che transitano le informazioni. E per tutti quelli che hanno una in-house PB Xenovafon, che spero siano Tanti. praticamente tanti, praticamente tutti, potete già subito installarvi la 14 e partire. E come avete visto, installare le app, anche quelle nuove, adesso è uno spasso, cioè con un'icona, due clic e automaticamente viene già installato la sessione. Bene, per oggi Direi che diciamo abbiamo messo grazie. tanta carne al fuoco, direi. Speriamo di non aver messo troppo, nel senso fatto No, confusione, assolutamente, direi no? che sono tutti spunti per riuscire a portare il Innovafon sul mercato. Grazie ancora, arrivederci a tutti. Grazie, un buon lavoro e contattateci per ulteriori domande. Una buona giornata. Grazie mille, ciao.